Ciao a tutti amici di CPRTV, ci troviamo sempre a CrossFit Contamination, sono Luca Rabbia. Oggi è il secondo giorno, quindi 8 maggio. La classe di oggi avrà, oltre a una parte ovviamente di warm up, una skills sul weightlifting che è molto importante. Parliamo dello snatch, quindi l'alzata di velocità per eccellenza, lo strappo. Andremo a dividere quindi il lavoro dopo la parte di warm up, tutto un riscaldamento specifico sullo snatch che ci servirà anche per la seconda parte, in quanto il condizionamento metabolico che andremo ad affrontare, diviso in blocchi di AMRAP, quindi as many reps or round as possible, avrà come movimento sempre lo snatch, nella versione però in power. Inizieremo quindi con un warm up generale, 3 round diviso per 14 affondi avanti e indietro, 12 push up e, visto che si spera il tempo tenga, 200 metri di corsa fuori. 3 round anche qua steady pace, quindi manteniamo un passo costante. Abbiamo innalzato la temperatura, abbiamo oliato le articolazioni, possiamo prendere il PVC e iniziare a fare tutto il riscaldamento specifico per l'alzata dello snatch. Iniziamo quindi a lavorare scapolo omerale, quindi 20 pass through, sempre col PVC, 10 overhead squat, quindi andremo a portare il PVC in posizione overhead, 10 overhead squat. Quando ci troviamo nella bottom position, 10 press behind the neck, quindi dietro il collo, ritorniamo su, 10 overhead squat. Posiamo il PVC perché anche se stiamo utilizzando un peso leggero o nessun peso, comunque sono movimenti non proprio semplici. Possiamo passare a questo punto a dare un po' di velocità sullo snatch, lavorando sulla fase di incastro. Quindi prendiamo il PVC, lo porteremo sempre in posizione sopra le spalle, 10 snatch drop, quindi andiamo a cadere in una posizione stabile, bottom position e risalgo, 10 di questi. Dopodiché andremo a mettere assieme tutti questi movimenti e facciamo un riscaldamento per completare il movimento dello snatch. Quindi posizione in hang, 5 hang pull, 5 muscle, 5 power e 5 hang squat, per finire 5 dal pavimento. Possiamo di nuovo dividerci in coppie, un bilanciere ogni due persone. Iniziamo pian pianino a salire di peso. Obiettivo della parte weightlifting sarà trovare il massimale di squat snatch, quindi una ripetizione col peso massimo di squat snatch. Anche qui diamo importanza assolutamente alla tecnica, perché la tecnica è fondamentale. Quindi in questa giornata, quando si sbaglierà un'alzata o eventualmente si farà un'alzata valida ma la cui tecnica non è bella da vedere, non è completa, si scende di peso e si cercherà di rifare un'alzata ben fatta con il peso massimo. Quindi il nostro 1 RM di oggi non è il massimale della vita, ma sarà un massimale con la tecnica perfetta. Iniziamo a salire di peso e troveremo il massimale. Possiamo quindi passare poi alla parte metabolica. Il lavoro di oggi sarà diviso in 3 gruppi da 3 minuti di AMRAP, quindi 3 minuti massime ripetizioni possibili, 3 minuti di rest, 3 minuti massime ripetizioni possibili, 3 minuti di rest, altri 3 minuti di lavoro. In questo caso andremo a lavorare su 2 movimenti, uno che deriva dal monostrutturale e quindi calorie volatore, l'altro power snatch, quindi abbiamo già scaldato il movimento dello snatch, andremo a lavorare nella versione power, quindi senza l'accosciata totale, quindi in semi accosciata. I 3 minuti di AMRAP saranno divisi in 15 calorie per i maschietti, 12 per le femminucce, 9 power snatch a un dato peso. Questo in 3 minuti AMRAP. Rest. Nel secondo set di AMRAP andremo a aumentare il peso degli snatch e diminuire le ripetizioni.
rest. Nell'ultimo set andremo nuovamente ad aumentare il peso dello snatch e a diminuire le ripetizioni. Potremo suddividere gli avanzati con una progressione di 9, 6, 3 per quanto riguarda lo snatch. Gli intermedi e i beginner, che hanno bisogno di lavorare un pochettino più sulla consistenza del movimento, andremo ad aumentare leggermente le ripetizioni e quindi ovviamente a diminuire il peso con un 12, 8, 4. Cerchiamo di utilizzare un peso che ci porti all'ultimo set, soprattutto per gli avanzati, a una percentuale del massimale che potrebbe essere indicativamente fra l'80% e l'85%, in modo da fare 3 rep, sicuramente saranno drop and go, però con un peso medio-alto. Finito il workout, riprendiamoci e andremo a fare una piccola parte di defaticamento, che in questo caso riprendiamo quello che abbiamo fatto nel warm up e andiamo a fare 400 metri di corsa piano piano, ritornando stretching e mobility quanto basta.